Quando si sono verificati i fatti che hanno portato a questa mostra, avevamo da poco lavorato con Marco e Federica a delle altre iniziative, cosa che capita sovente in quanto parliamo di un museo nato e gestito totalmente da volontari, quindi tutti quanti avevamo appena fatto delle iniziative dedicando del nostro tempo, delle nostre risorse. Questo ci ha fatti incontrare e ci ha fatti conoscere. In quei momenti di tensione naturalmente tutti desideravano fare qualcosa e non si sapeva mai cosa, perché ovviamente sono le autorità pubbliche che si occupano fisicamente dell'incendio. Però ci è stata proposta proprio da loro due un'iniziativa che voleva servire a sensibilizzare sull'argomento e a evitare che tutto finisse non appena finita l'emozione del momento, e quindi continuare a lavorare per tenere alta l'attenzione e fare della prevenzione per il futuro. Naturalmente non potevamo che accogliere col massimo entusiasmo questa proposta, per cui abbiamo fatto tutto quanto era necessario fare per attivare l'iniziativa al Museo di Pinerolo immediatamente. Lo abbiamo fatto, ha avuto un discreto successo e siamo felicissimi che la cosa si sia sviluppata e sia cresciuta fino ad oggi.